55 presentata dai deputati Barzotti ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte al contrasto delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nei luoghi di lavoro, anche alla luce della tragica vicenda di un insegnante della provincia di Belluno. Chiedo alla deputata Barzotti se intende illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in sede di replica. La illustra, collega? Prego. Sì, la illustro. Grazie, Presidente. La storia di Chloe Bianco, l'insegnante transgender che si è tolta la vita l'11 giugno in provincia di Belluno, è una vicenda estremamente dolorosa e che io considero una ferita per lo Stato di diritto. Richiamo le parole che sono disponibili sul blog dove lei ha lasciato appunto questo messaggio. Oggi la mia libera morte, così termina tutto ciò che mi riguarda, è la frase lasciata lì, una frase che anela la libertà. La libertà individuale che evidentemente non è stata trovata da Chloe in questa vita, perché lo Stato italiano non è stato in grado di garantirla. Ora io non voglio entrare nella dinamica scolastica, perché sono in corso degli accertamenti e quindi non entrerò, però vale la pena e dobbiamo fare qualche considerazione sullo stato delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, anche per motivi sessuali e anche per motivi di identità di genere. Dico questo perché è stato pubblicato un rapporto Istat UNAR 2020-2021 che ha dei dati davvero agghiaccianti, che riguardano appunto il mondo del lavoro, in cui abbiamo una persona su tre tra omosessuali e bisessuali che è stata discriminata sul posto di lavoro. In complesso il 26% delle persone occupate o ex occupate dichiara che essere omosessuale o bisessuale ha rappresentato uno svantaggio nel corso della propria vita lavorativa in almeno uno dei tre ambiti considerati: carriera, crescita professionale, riconoscimento e apprezzamento, reddito e retribuzione. Il 32,2% afferma che sia capitato con collega, una persona di grado superiore o inferiore, un cliente o un'altra persona dell'ambiente lavorativo abbia rivelato ad altri il suo orientamento sessuale senza aver dato proprio consenso. Sempre secondo il medesimo report, il fenomeno più diffuso tra dipendenti o ex dipendenti che hanno vissuto un clima ostile a lavoro riguarda più spesso l'essere stati calunniati, derisi, aver subito scherzi pesanti, qui il 46,5%, l'essere stati umiliati o presi a parolacce, 43,9%, l'episodio maggiormente segnalato e l'aver ricevuto offese, incluse appunto quelle di tipo sessuale, e qui abbiamo il 45,6%. Inoltre il 23,1% delle persone omosessuali o bisessuali, circa una persona su quattro, dichiara di essere stato minacciato in forma verbale o scritta, e il 5,3% di aver subito un'aggressione fisica, con incidenze più alte tra gli uomini. E per questo motivo, oltre a interrogarmi io personalmente su tutto quello che sto portando avanti per contrastare questo tipo di fenomeni sui luoghi di lavoro, io voglio chiedere al Ministro e al Ministero, in questo caso rappresentato dalla Sottosegretaria Accoto, che ringrazio per essere qui, quali azioni intende adottare per contrastare l'omo-lesbo-transfobia nei luoghi di lavoro e per promuovere reali forme di inclusione sociale all'interno dei luoghi lavorativi. Grazie. La sottosegretaria per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretaria. Grazie, Presidente. Con il presente atto parlamentare gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla grave problematica della discriminazione sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alla discriminazione fondata sull'identità di genere. Il Governo è impegnato nell'attuazione di misure e strumenti atte a contrastare ogni tipo di violenza o molestia sul lavoro, nonché ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Il 29 ottobre del 2021 l'Italia ha completato il processo di ratifica della Convenzione OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, del 2019 sulle violenze e le molestie del mondo del lavoro, numero 190, diventando il nono paese al mondo e il secondo in Europa a ratificare il trattato internazionale. La Convenzione numero 190 dell'ILO, International Labour Organization, è uno strumento importante che rappresenta la prima norma internazionale per prevenire e contrastare la violenza e le molestie del mondo del lavoro.
Unitamente alla sua raccomandazione, la numero 206, essa fornisce un quadro organico di intervento e un'opportunità unica per definire un futuro del lavoro basato sulla dignità e rispetto, a garantire il livello di tutti e tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestia. La Convenzione è detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestia legata al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere. Tale definizione si riferisce a un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili che si prefiggono, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti, apprendisti, apprendiste, gli individui che svolgono il ruolo o l'attività di imprenditore o imprenditrice nel settore pubblico o privato, in imprese del settore formale e informale e in zone rurali e urbane. La Convenzione richiede agli Stati membri di adottare, in consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, un approccio inclusivo e sensibile al genere per prevenire e contrastare le violenze e le molestie, attraverso azioni di prevenzione, protezione e applicazione delle norme, oltre a interventi di assistenza, informazione e formazione. La Convenzione rappresenta un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero da violenze e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dai soggetti più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di contribuire allo sviluppo delle nostre società. Il Ministero del Lavoro, dunque, sta promuovendo interventi in questa direzione, sostenendo altresì i disegni di legge di iniziativa parlamentare sul contrasto alle molestie sul lavoro. A riguardo, segnalo che si è svolto il 30 marzo ultimo scorso l'evento annuale del PON Inclusione. L'evento è stata l'occasione per parlare del cambiamento in atto sul fronte dell'inclusione sociale, considerando il tema delle differenze come un valore da preservare. In quell'occasione è stato sottolineato come parità, inclusione e valorizzazione delle differenze siano principi trasversali che guidano non solo la realizzazione del PON Inclusione, ma anche diverse politiche messe in campo dal Ministero. Nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, il PON Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, propone misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale. L'autorità di gestione del PON Inclusione è la Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il PON Inclusione sostiene e favorisce interventi sociali alla non discriminazione nei luoghi di lavoro. L'UNAR, con supporto del PON Inclusione, sta sviluppando azioni a sostegno dell'obiettivo denominato incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, anche in attuazione di quanto previsto nella strategia internazionale della LGBT. Gli interventi riguardano in particolare il progetto Discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBT e la Diversity Policies, attuate presso le imprese, finanziato dal PON Inclusione FSE, nell'ambito del quale l'UNAR ha condotto due importanti indagini in collaborazione con l'Istat. Azione e linee guida per contrastare la discriminazione sul lavoro nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersex. Obiettivo della pubblicazione è fornire un contributo alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro nei confronti delle persone LGBT, grazie a un utile strumento di supporto alle aziende messo a disposizione dall'Albo Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Accompagnamento all'autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese rivolto alle persone transgender in condizioni di fragilità e vulnerabilità. A tal fine sono state realizzate delle azioni pilota volte alla sperimentazione di iniziative a sostegno dell'imprenditorialità, dello start-up e di imprese per la categoria a rischio di discriminazione. Altre azioni saranno realizzate attraverso l'erogazione di incentivi economici atti a rimuovere le cause materiali della discriminazione nell'accesso al lavoro. Infine, voglio evidenziare l'impegno della Consigliera Nazionale di Parità nel segnalare le discriminazioni sul lavoro, in cui venga a conoscenza anche indirettamente originate dalla violenza dei diritti della comunità LGBT, al competente Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, con il quale ha stipulato già nel 2010 un apposito accordo di collaborazione. Ricordo altresì che la Consigliera ha attivamente contribuito alla definizione della strategia nazionale LGBT. Nonostante innegabili progressi e un quadro normativo molto più garantista rispetto al passato, è necessario implementare le azioni pubbliche per il contrasto a quei comportamenti violenti e discriminatori che ledono la dignità della persona e ostacolano il reclutamento e la promozione del candidato più qualificato per un lavoro. Il Ministero del Lavoro è particolarmente impegnato su tali fronti, anche perché il fenomeno non può essere considerato solo un fenomeno ambientale, legato al luogo fisico del lavoro, ma è connesso con le condizioni di lavoro e con il rapporto di lavoro, che vede alcuni soggetti, proprio in ragione della loro identità e delle loro scelte, in condizioni in particolare asimmetria e vulnerabilità.
Ribadisco pertanto la continuità dell'impegno del Ministero che rappresento nel rafforzamento degli strumenti per l'emersione nei fenomeni discriminatori fondati sull'identità di genere, per la tutela delle vittime e per il coordinamento delle iniziative istituzionali volte alla diffusione della cultura, del rispetto, dell'inclusione e dell'uguaglianza. La deputata Barzotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, collega. Grazie Presidente, sì, mi dichiaro pienamente soddisfatta della risposta che ci ha fornito la sottosegretaria. Sicuramente il report che la sottosegretaria ha citato, che poi è quello da cui ho estrapolato le informazioni su cui si è basata l'interpellanza, ha fornito uno scenario veramente inquietante, però è sicuramente ottimo che si facciano questo tipo di sondaggi e indagini in modo che si possa poi vedere effettivamente il problema e poter azionare poi tutta una serie di appunto, iniziative di sensibilizzazione, di formazione. Ora, quel report secondo me è diciamo dà una serie di informazioni anche, ma sul lato dell'inclusione trans sostanzialmente è abbastanza generico perché ancora non ci sono sufficienti dati, però abbiamo un riferimento che è abbastanza esplicativo perché si fa riferimento al 91,1% delle persone che ritengono che le persone trans siano molto o abbastanza discriminate. Quindi e la quota di quelli che hanno indicato molto discriminati è più che doppia rispetto a quella riferita alla diffusione della discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Mi fa piacere che la sottosegretaria abbia parlato di uno dei problemi principali che riguarda appunto le persone trans, che è quello dell'ingresso nel mondo lavorativo. In fase di colloquio appunto avvengono le principali forme di discriminazione e poi nel corso del rapporto di lavoro invece abbiamo forme di mobbing e quindi giustamente è stata richiamata la Convenzione ILO 190 e forme di diciamo discriminazione sia verticale che orizzontale, quindi sia da parte dei colleghi che da parte del datore di lavoro. Per quanto riguarda le azioni che sono in corso, allora nell'ambito di quel report si fa riferimento ad azioni di tipo normativo e ad azioni di tipo formativo, quindi di sensibilizzazione, perché qui abbiamo un concetto che se è vero che il fenomeno della discriminazione non può essere circoscritto nell'ambiente di lavoro, è pure vero che nell'ambiente di lavoro c'è un lavoro da fare sul tipo di cultura aziendale dell'inclusione che sostanzialmente si studia e si predispongono anche corsi di formazione proprio che permettano al personale che si occupa di risorse umane di intervenire in fase di valorizzazione delle differenze in modo che le persone possano limitare il loro livello di stress nell'esercizio del lavoro, nel non sentirsi valorizzati o sentirsi costretti e gli permette appunto una formazione adeguata di valorizzare la risorsa in tutte le sue competenze e questo è un aspetto sicuramente da considerare e che rientra nel benessere aziendale nel concetto più ampio. Per quanto riguarda invece gli interventi normativi, io ricordo che in questo Parlamento stiamo portando avanti il lavoro sulla proposta di Lorenzo, la proposta sulla prevenzione e il contrasto del mobbing in ambito lavorativo e dello straining, che auspico insomma che si possa il cui iter auspico possa arrivare a conclusione nel più breve tempo possibile. Quindi bene che sia stato richiamato anche questo tipo di proposta. Un'altra questione che penso possa essere molto utile nell'ambito della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni sui luoghi di lavoro è l'attuazione rapida della normativa europea sul whistleblowing. Noi in Italia abbiamo già una normativa, abbiamo l'aggiornamento che però deve essere attuato quanto prima.
Quindi la vicenda di Chloe Bianco, lo ribadisco, mina le basi della libertà, dei diritti costituzionali e ci fa tornare all'anno zero. Nessuno deve sentirsi sbagliato, soprattutto nel luogo in cui lavora, perché il lavoro è il presupposto per una piena integrazione sociale e sul lavoro non può esserci proprio spazio per alcun tipo di discriminazione. Quindi bene la risposta, auspico maggiore attenzione comunque un'attenzione sempre alta su questo tema che riguarda i diritti umani e chiudo ricordando l'articolo 3 della nostra Costituzione, che penso sia sempre un faro che noi dobbiamo attuare non soltanto a livello normativo ma di fatto, quindi agendo su un cambiamento culturale del nostro Paese. E tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. È il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Qui chiudo, ringrazio ancora la sottosegretaria per la sua disponibilità. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2-1531 presentata ai deputati De Toma ed altri, che ha ad oggetto iniziative urgenti volte a garantire un'effettiva partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle imprese nell'ambito dell'attuazione della normativa per l'accessibilità dei prodotti informatici. Chiedo al deputato De Toma se intende illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in sede di replica. La illustra, collega, prego. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, buongiorno innanzitutto. Il tema dell'accessibilità dei servizi digitali è importante per garantire l'inclusione di tutti i cittadini all'uso delle tecnologie informatiche. Lo è a maggior ragione per i cittadini con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento. Come è noto, in Italia la legge 9 gennaio 2004, la numero 4, stabilisce degli adempimenti per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti con fatturato medio nell'ultimo triennio superiore a 500 milioni di euro, ovvero a quelle grandi aziende che commercializzano prodotti o erogano servizi nel web o tramite applicazioni mobili. La suddetta normativa, tra l'altro, stabilisce l'obbligo per i soggetti menzionati di offrire prodotti ICT accessibili. In particolare, l'obbligo di accessibilità dei prodotti e dei servizi pervade il mercato sino a determinare, se non si tempera la normativa, la nullità dei contratti. Con modifica normativa di fine anno, il Governo propose, forse in maniera un po' troppo affrettata, dimostrando di non conoscere il complesso mercato dei prodotti e dei servizi erogati tramite web e le dinamiche che lo regolano, si è stabilito che le aziende, in particolare quelle delle dimensioni sopra richiamate, dovessero rendere conformi tutti i loro servizi entro il 28 giugno 2022, articolo 4,2 bis della legge 9 gennaio 2004, la numero 4, con rischio, in caso di mancato adeguamento, di un procedimento amministrativo che potrebbe determinare una sanzione sino al 5% del fatturato, una sanzione da primato, purtroppo, che supera perfino quella attualmente legata alla normativa sulla privacy, che può arrivare al massimo del 4%. In data 13 aprile 2022, in sede di discussione, in sede consultiva per il parere del Governo relativo allo schema di decreto legislativo di recepimento del cosiddetto Accessibility Act, le commissioni riunite nona e decima hanno fornito parere favorevole all'atto governativo a condizione della modifica del suddetto termine del 28 giugno 2022, estendendo a 6 mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida da parte dell'AGID, che non erano ancora state pubblicate alla data della discussione parlamentare. Solo in data 26 aprile 2022 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha adottato con la determinazione 117/2022 le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per le grandi aziende, pubblicando in data 2 maggio 2022 e rendendole operative quindi dal 3 maggio 2022, lasciando quindi poco più di un mese alle grandi aziende per aggiornare tutti i loro prodotti. Fatto questo, assolutamente impossibile.
Ora prendiamo atto che questa interpellanza si svolge con parecchio ritardo rispetto a quanto è stata presentata per motivi legati alle sospensioni dei lavori parlamentari in occasione della consultazione amministrative e dei relativi ballottaggi. Il ritardo però, fortunatamente, ha dato modo al Ministro della Disabilità, replicandolo un question time in quest'Aula il 28 giugno scorso, che lo ricordo era anche la data ultima sopra richiamata per le aziende di adeguarsi a pena di sanzioni, di rassicurare l'Aula che il decreto legislativo di ricepimento con le modifiche richieste da questo Parlamento sarebbe stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno. Cosa che è avvenuta? È stato invero pubblicato il decreto legislativo numero 82 del 27 maggio 2022, ma nella Gazzetta Ufficiale numero 152 del 1 luglio scorso, smentendo così le parole del Ministro della Disabilità. Chiaramente il Governo ha ritardato ben 3 giorni nel pubblicare il decreto con probabili effetti legati alla sua entrata effettiva, entrata in vigore sui destinatari, che sono ancora da valutare e di cui dovrete purtroppo assumervi ogni responsabilità, il Ministro della Disabilità in primis. Non è la prima volta che i decreti del Ministro della Disabilità ritardano, quindi non me ne voglia il Ministro competente, nulla di personale, visto che come è noto siamo, o dovremmo essere, in una stessa coalizione di centrodestra, anche se loro fanno ancora parte di un governo sbagliato, che a nostro avviso, ma non solo nostro visto i sondaggi, sta danneggiando il Paese. Mi corre quindi l'obbligo di richiamare formalmente il Ministro per la Disabilità al rispetto delle scadenze e previsioni imposte dalla legge e dal Parlamento alla quale il governo deve tassativamente conformarsi. Ora, il decreto legislativo pubblicato interviene anche in adeguamento di quella data del 28 giugno 2022 e all'articolo 25, comma 4, dispone all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, numero 4, il comma 2 bis, è sostituito dal seguente 2 bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1 bis sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022, dando così certezza ad uno dei rilievi contenuti nel parere parlamentare che chiedeva più tempo per le imprese. Questa modifica, sebbene il decreto pubblicato è il numero 82 del 27 maggio 2022, come lei mi insegna, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 luglio 2022, e pertanto giunge ben oltre la scadenza del 28 giugno 2022, che solo il 16 luglio, entrata in vigore del decreto, aggiornerà la previgente disposizione. Il che crea un buco di ben 17 giorni, dal 28 giugno al 15 luglio compreso, che espone le aziende che non si sono adeguate entro il 28 giugno scorso, a rischio di pesantissime sanzioni. La chiamiamo distrazione? Sciatteria legislativa? Distrazione a campagna elettorale? Decidete voi. Ma torniamo alla data che il giorno 16 luglio sarà cambiata in 5 novembre 2022, dando così 6 mesi in più alle aziende per adeguarsi come richiesto dal parere parlamentare. Sa il Ministro della Disabilità da dove deriva quella data oggi risultato persino sbagliata? Le ricordo io. Dalla determinazione numero 117/2022, le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per le grandi aziende, pubblicandole in data 2 maggio 2022 e rendendole operative quindi dal 3 maggio 2022, e pertanto i 6 mesi terminano proprio il 5 novembre, sarebbe dovuto essere il 4, ma siete appunto stati di manica larga. Ciò che però non torna, ed è motivo di questa interpellanza al Governo, è che ai sensi dell'articolo 11 della legge 4/2004 dovevano essere obbligatoriamente audite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto e tra gli altri soggetti istituzionali il garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, le linee guida, essendo emesse ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, dovevano essere oggetto di consultazione pubblica. Ora va da sé che il mancato rispetto della legge in materia di consultazione pubblica, che non è una mera facoltà ma una disposizione vincolante, è un fatto grave che non può e non deve dare spazio a giustificazioni di sorta e richiederebbe l'annullamento di quelle linee guida, la loro riproposizione per la dovuta attività di consultazione pubblica e dunque l'adeguamento del termine del 5 novembre 2022.
facendo decorrere effettivamente i 6 mesi dalla pubblicazione delle nuove linee guida emanate nella regolarità formale degli atti e delle procedure. Pertanto, essendo stata volontà di questo Parlamento chiedere una proroga di 6 mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida, sarà necessario cambiare nuovamente l'articolo 4,2 bis della legge 9 gennaio 2004 numero 4, sostituendo il termine 5 novembre 2022 con le parole 6 mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11. Se il Ministro della Disabilità voleva complicare la vita delle imprese e allontanare nel tempo l'effettività del diritto dall'accessibilità dei prodotti da parte delle persone con disabilità, ha fatto un capolavoro. Il Governo potrà dire che l'obiettivo è centrato. Inoltre mi sia consentito anche, a beneficio di questo ramo del Parlamento, precisare che il rispetto delle regole e delle procedure di consultazione pubblica è uno degli elementi dell'esercizio democratico e che non è ammissibile, come hanno fatto rilevare i sindacati dei militari Sion Scudo, Siam, Silma, Assomil e Silm, legittimamente autorizzati ad operare dal Ministro della Difesa, che tanto il Ministero quanto la Quarta Commissione dell'altro ramo del Parlamento abbiano voluto liquidare il mancato coinvolgimento delle forze sindacali come una semplice dimenticanza. Questo per scongiurare che mi si risponda a questa interpellanza o che ci si è dimenticati, oppure che non vi era il tempo di ascoltare tutte le rappresentanze delle imprese e delle persone con disabilità. Rispondere in tal guisa è questa interpellanza, che fa di questo aspetto uno dei suoi punti cruciali, sarebbe un fatto gravissimo, che se accadesse mi vedrebbe costretta a chiamare il Presidente del Consiglio dei Ministri in quest'Aula a renderne conto di una violazione di legge da parte di un suo Ministro, che di fatto si è verificata. Nella determinazione numero 117, che pure cita entrambi i riferimenti normativi appena richiamati, non vi è alcuna indicazione delle attività obbligatorie per legge, rendendo quindi il processo di pubblicazione non conforme alle normative vigenti. L'AGIT, BOI, ha dato pubblicamente notizia dell'avvenuta pubblicazione delle linee guida solo in data 6 maggio 2022, a 3 giorni dopo l'effettiva entrata in vigore e ben 10 giorni dopo la firma dell'atto, in cui evidenzia che tra l'altro è disponibile anche il modello di dichiarazione di accessibilità per siti web e applicazioni mobili, che dovrà essere rilasciato e aggiornato entro il 23 settembre di ogni anno, ed in cui non si fa alcuna menzione della possibilità di segnalare da parte degli utenti di problematiche di accessibilità, inserendo quindi un adempimento che andrebbe in contrasto temporale con la proroga richiesta dalle commissioni della Camera. Un'altra criticità che è oggetto di richiesta di delucidazione al Governo è la procedura di vigilanza e sanzionatoria prevista dal regolamento pubblicato nella medesima data dall'AGIT. Premesso che l'articolo 9,1 bis sancisce che l'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,1 bis è accertata e sanzionata dall'AGIT, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1 marzo 2006 numero 67. Si apprende da una lettura dell'articolo 9 del regolamento stesso che l'AGIT intende ricevere segnalazioni che saranno ritenute in considerazione ai fini della pianificazione periodica delle verifiche d'ufficio, relegando quindi il diritto di segnalazione, accertamento e applicazione di una sanzione sancito dalla normativa vigente ad una raccolta di segnalazioni che saranno tenute in considerazione in attività di monitoraggio periodiche, tra l'altro non previste dalla normativa da cui deriva il suddetto regolamento. In relazione al punto precedente è particolarmente grave considerare una segnalazione alternativa ad un'azione giudiziaria come una mera pratica amministrativa da collegare ad un'attività non ben specificata di verifiche d'ufficio, senza tra l'altro definire gli ambiti temporali di intervento e di cui, come detto in precedenza, non esiste alcuna delega legislativa all'interno della legge 9 gennaio 2004, la numero 4, rendendo quindi il regolamento di fatto fuori legge. In relazione al regolamento di vigilanza, con la nostra interpellanza, oltre ad esprimere disappunto e sconcerto per tanta sciatteria regolamentare e in generale di coordinamento funzionale tra i ministeri destinatari dell'atto parlamentare, abbiamo voluto segnalare come non solo si evincono errori di correlazione, come ad esempio nell'articolo 8, in cui si richiama la diffida ad adempiere di cui all'articolo 13, mentre tale tematica è trattata dall'articolo 14, diffida, anziché dell'articolo
l'articolo 13, che ha scopo totalmente opposto, archiviazione, ma che la medesima problematica si riscontra all'articolo 15, fase sanzionatoria, contestazione delle violazioni, in cui si rimanda all'articolo 13,4, inesistente, anziché all'articolo 14,4. Ci auguriamo quindi che gli errori siano stati corretti. In ogni caso, alla luce di tali gravi fatti che rischiano di essere elementi dirimenti in sede di contenzioso, eventualmente promosso contro lo Stato da parte dei soggetti chiamati al rispetto delle normative vigenti, sopra richiamate e degli atti regolamentari da essa derivati, tanto più che l'incertezza normativa e regolamentare determina, per effetto di quanto sopra esposto, recherebbe con sé un ulteriore drammatico effetto dilatatorio delle pena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, in merito all'accessibilità. Diritto questo, peraltro, discendente da atti internazionali, il cui rispetto è un obbligo per la Repubblica Italiana, che li ha ratificati con legge. Signor Presidente, mi riferisco ovviamente alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, così altri atti, aventi carattere vincolante per i Paesi membri, lo sono anche per il nostro Paese. Mi riferisco alla Strategia Europea 2021-2030, sempre sui diritti delle persone con disabilità. Concludo l'illustrazione di questa interpellanza ricordando cosa abbiamo chiesto ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e dei Ministri interroganti come gruppo di Fratelli d'Italia, se siano consapevoli, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, dei fatti esposti e del fatto che ad un importante adempimento con impatti economici e organizzativi rilevanti che causa potenziali nullità contrattuali già in essere dalla data del 3 maggio 2022 sia stata data visibilità pressoché nulla, con già potenziali danni economici di notevole portata sia per le aziende destinatarie sia per i loro fornitori di servizi con blocco delle attività di innovazione digitale. Grazie. La sottosegretaria di Stato Dalila Nesci ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretaria. Sì, grazie Presidente, onorevole De Toma. Allora, gli interpellanti hanno chiesto chiarimenti in merito al ruolo e alle attività espletate da Agid nel dare attuazione alle previsioni della legge 9 gennaio 2004 numero 4, per come novellata dal decreto legge numero 76 del 2020, nella parte in cui ha esteso la disciplina di garanzia per l'accesso dei disabili a siti web e servizi digitali, ampliando la platea dei soggetti tenuti a garantire tale accesso, oltre che a quelli pubblici in senso stretto, anche ai privati con un fatturato medio negli ultimi 3 anni di attività di importo superiore a 500 milioni di euro per effetto dell'articolo 3,1 bis della medesima legge numero 4 del 2004. Giova segnalare da subito che la misura di agevolazione e garanzia a favore dei soggetti con disabilità ha anticipato in sede nazionale le disposizioni approvate in sede europea per effetto della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, che di recente sta concludendo il suo iter di recepimento interno e a giorni vedrà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Bisogna quindi distinguere il piano dell'attuazione interna del decreto legge numero 76 del 2020, a cui Agid ha provveduto con linee guida di mero adeguamento ed estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle regole già vigenti da tempo, senza quindi apportare modifiche né aggiornamenti tecnici rispetto alle linee guida già in vigore per i soggetti pubblici sin dal 2019 e adottate nel rispetto dei passaggi procedimentali previsti dalla normativa sopra richiamata, distinguendo dal piano distinto invece del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, rispetto al quale è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rispetto a tali previsioni di recepimento, che rappresentano un forte pacchetto di innovazioni in materia, Agid procederà a una rielaborazione delle linee guida nel rispetto delle procedure previste dalla legge e quindi naturalmente previa ampia consultazione con tutti i soggetti coinvolti.
Naturalmente, tale distinzione di disciplina e di piani produce i suoi effetti anche rispetto alla questione dei termini per la presentazione della dichiarazione di accessibilità e per l'adeguamento dei siti web e delle applicazioni mobili. Rispetto all'attuale previsione del 23 settembre 2022, prevista dalle linee guida emanate a legislazione vigente, siamo in attesa a giorni della pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea che, in espressa osservanza della condizione posta dalla competente commissione parlamentare nel parere espresso in sede di esame dello schema di decreto legislativo di cui sopra, recherà un termine diverso e più congruo al quale ovviamente sia gli operatori che l'AGID non potranno che attenersi. La stessa AGID, peraltro, ha rappresentato che all'atto dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, in cui è stata recepita la condizione della commissione parlamentare con lo spostamento del termine al 5 novembre 2022, procederà alla rimodulazione dei termini e all'adeguamento delle linee guida. Con riferimento alla questione relativa alle attività di monitoraggio, accertamento e sanzionatorie svolte da AGID in materia, si segnala che l'articolo 9,1 bis della legge numero 4 del 2004 attribuisce ad AGID tali poteri, ivi comprese le funzioni istruttorie necessarie al loro esercizio. Nell'ambito di tali poteri, anche per rispondere ad esigenze di ordinata programmazione e venire incontro alle esigenze degli operatori, AGID ha previsto una pianificazione periodica delle verifiche di ufficio, nell'ambito della quale far confluire evidentemente le segnalazioni ricevute e non archiviate perché irricevibili o manifestamente infondate. Si tratta quindi di modalità organizzative e procedimentali che AGID ha legittimamente assunto per l'ordinato esercizio di poteri espressamente previsti dalla legge. Con riferimento all'ultima questione posta dagli interpellanti, relativa ad alcuni refusi rinvenuti nel testo del regolamento sulla vigilanza, infine l'AGID ha rappresentato di avere già provveduto alle relative correzioni con pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 3 giugno 2022. Grazie. Il deputato De Toma ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, collega. Grazie, Presidente. Dispiace, e quindi ovviamente mi rivolgo per tramite della sottosegretaria al Ministro della Disabilità, che dovrebbe più che altro rispondere, quindi la non presenza provoca più che altro il disagio di dover rispondere a qualcosa che già ho sentito il 28 giugno ultimo scorso. Quindi prendo atto delle nuove linee guida, quindi va benissimo, ma il tema rimane sempre quello che vede, sottosegretario. Io nei tempi di illustrazione mi sono permesso di inserire un po' già le risposte, perché ci sono degli errori grossolani. Io l'ho definito sciatteria, ma in realtà stiamo parlando di aziende che in questo momento, che oggi come giorno, quindi non rientrano ancora per il fatto appunto della pubblicazione in gazzetta, di quelle che potrebbero essere sanzioni forti e importanti. Ora, comprendo che siamo in un periodo che corriamo dietro a qualsiasi decreto che arriva o siamo in difficoltà per tante attività, però purtroppo là fuori c'è un mondo che viaggia in un'altra maniera e queste difficoltà non sono accettabili per, secondo noi, secondo me, degli errori che sono sostanziali, formali, ma soprattutto anche dettati da una non capacità di leggere esattamente ciò che è scritto. Ho citato alcuni degli errori formali proprio perché sono state fatte frettolosamente. Le linee guida sono importanti, ma se le linee guida a questo punto devono essere reinserite, mi permetto di segnalare che a questo punto cambia la data, perché le date devono essere importanti per le aziende, ovviamente per gli operatori, per chi ne deve usufruire, perché in questo caso, se no ricominciamo il discorso dall'inizio, l'errore continua a esserci, non possiamo continuare a ripetere gli stessi errori, non potete voi continuare a ripetere questi errori, perché da parte mia ci sarà solo la segnalazione e il continuo controllo. Quindi
Non mi ritengo soddisfatto fondamentalmente perché avrei veramente voluto il piacere di una risposta concreta oggi per quello che riguardano le date. Per quello che è l'impegno mi posso ritenere parzialmente soddisfatto, auspicando che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2-1554, presentata dai deputati Federico ed altri, che ha ad oggetto iniziative per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi alpini, anche mediante sistemi di monitoraggio dei rischi e di allerta, nonché tempi di adozione di un piano di intervento a tutela dei contesti ambientali più fragili. Chiedo al deputato Zolezzi se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario, se si riserva di intervenire in sede di replica. Collega Lellustra, prego. Grazie Presidente, ringrazio la sottosegretaria del Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, qui presente. Parliamo oggi di un fatto decisamente drammatico. Nella mattinata del 3 di luglio sulle Dolomiti è crollato un'intera porzione del ghiacciaio della Marmolada, è costata la vita, con un bilancio purtroppo non ancora definitivo, a 10 persone, e continuano ricerche per eventuali ulteriori dispersi. È stata una vera e propria valanga di ghiaccio e di roccia. Le dimensioni sono state stimate in quelle di un grattacielo di 70 piani lungo 100 metri. Questa valanga si è staccata dalla calotta, dalla sommità del ghiacciaio sul versante di Punta Rocca, ha sfiorato anche il rifugio Capanna. E questa porzione di ghiacciaio è definita seracco. Seracco è una parola che deriva da serac, che in francese vuol dire formaggio fresco. È una tipo la ricotta che ricordava la disposizione, il colore e la consistenza degli ammassi glaciali come erano storicamente. Purtroppo oggi questo termine si fa fatica ad utilizzarlo per come appaiono appunto gli ammassi glaciali. E si sta cercando di ricostruire le cause di questo distacco e di sicuro gli esperti parlano di condizione climatica ed atmosferica di totale disequilibrio. Dopo un inverno con scarsissime precipitazioni, in primavera ci sono state temperature decisamente al di sopra della norma, tanto che addirittura si era arrivati poi a temperature estreme negli ultimi giorni. Nel corso dei mesi si è formata una grande quantità di acqua liquida alla base del ghiacciaio, che poi ha favorito in qualche modo il distacco, il cedimento del seracco. E si era arrivati appunto negli scorsi giorni a oltre a 10,7 gradi come temperatura massima sul ghiacciaio, che sono temperature assolutamente senza precedenti. Questo distacco però non risente tanto delle temperature giornaliere degli ultimi giorni, ma di una condizione decisamente prolungata. Sono necessarie condizioni sfavorevoli per tempi lunghi, per una situazione persistente. Questi ultimi due mesi hanno visto temperature più calde persino rispetto a quelle del 2003, che è considerato un annus horribilis per queste temperature estive. L'isoterma zero sul ghiacciaio della Marmolada ormai è al di sopra della vetta più alta, che è a 3.300 metri, quindi più o meno bisogna arrivare a 4.300 metri per trovare l'isoterma zero. Anche questo, abbiamo dei ghiacciai che non hanno neanche lo zero gradi sulla propria superficie. La perdita di massa del ghiacciaio della Marmolada è di circa il 30% dal 2004 al 2014, e lo studio internazionale del CNR ISMAR del 2019 stima che questo ghiacciaio sia destinato a sparire tra 25 e 30 anni. Questa fusione dei ghiacciai è significativa su tutto l'arco alpino, i tassi di assottigliamento sono doppi rispetto alla media globale, c'è un'accelerazione dei cambiamenti climatici e un progressivo deterioramento dell'ambiente. Sono necessari interventi urgenti volti a migliorare la protezione degli ecosistemi. Gli studi e le analisi più recenti, oltre all'aspetto ambientale e climatologico, impongono maggiore cautela nel definire anche i protocolli di sicurezza e le abitudini che riguardano la sicurezza in montagna. E queste condizioni meteorologiche anomale purtroppo iniziano a diventare la normalità, per cui anche per la sicurezza bisogna fare
qualcosa di diverso. E Luca Mercalli, presidente della Società Italiana di Meteorologia, in un recente articolo narra di essere stato presso il ghiacciaio Chardonnay nel Parco Nazionale Gran Paradiso per misurare a fine primavera il livello di neve presente, perché quello è il momento in cui c'è più neve. Di solito c'è una coltre tra i 2 e i 6 metri. In realtà adesso ha trovato solamente pietre fra cespugli. In pratica un mese e mezzo prima della norma si era già sciolta tutta la neve presente. Abbiamo parlato molte volte in quest'aula di queste temperature anomale, persino ad Aosta ci sono stati 37,2 gradi alla metà di giugno, e sul Monte Bianco si è arrivati oltre i 10 gradi, in Sardegna si è arrivati a 41 gradi, muovendosi in Spagna a 43 gradi, e sono temperature assolutamente anomale. Ne risente non solo l'ambito di vita umana, ma anche l'acqua del mare. L'acqua del Mediterraneo è 5 gradi centigradi più calda della normalità, con grave squilibrio degli ambienti marini. E poi ogni tanto ci sono eventi meteorologici anomali, grandinate con grandine importante, anomala anch'essa. E questi eventi meteoanomali però non contribuiscono neanche a portare acqua nei fiumi, il Po comunque non si è quasi accorto di queste grandinate degli ultimi giorni, la portata è ancora a 200 metri cubi al secondo, a Ferrara un quinto della portata storica. Ferrara e Milano sono città che attingono l'acqua dal Po anche a scopo idropotabile. E uno studio dell'Eurac di Bolzano, Bias Adjustment and Downscaling of Snow Cover Fraction Projections for European Alps su Hydrology and Earth Sciences, rivela che a fine secolo, senza politiche climatiche, a 2500 metri si perderebbero 2 mesi e mezzo di copertura nevosa, con gli evidenti impatti sia ambientali sia sulla biodiversità, ma anche appunto sull'economia, sul turismo invernale e su tutti gli ecosistemi e su tutti i regimi fluviali e quello che ne consegue in termini di possibilità produttive. Il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato d'emergenza per le prime 5 regioni di scorsi giorni: Lombardia, Emilia, Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia, Giulia e Veneto, con 36 milioni di euro stanziati. E ricordo che ci sono alcuni ghiacciai monitorati con laser scanning, addirittura al Seracco di Punta San Matteo dell'Ortes Cevedale dal 2003. Il ghiacciaio della Marmolada non era tra questi, non era un sorvegliato speciale, perché nessun indizio morfologico lo faceva ricadere nelle categorie degli apparati a rischio. Nessuna autorità avrebbe potuto proibire quell'itinerario alpinistico soltanto perché faceva caldo. Le chiusure vengono predisposte dalle autorità solo se esistono indizi scientifici. Per cui traiamo in qualche modo una lezione: progredire del riscaldamento globale con condizioni inedite per l'alta montagna trasforma anche ghiacciai ritenuti stabili in nuove zone a rischio. Per cui sono da chiedere quali iniziative il governo intende adottare per contrastare l'impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi e sugli ambienti alpini, valutando altresì di predisporre o sviluppare sistemi di monitoraggio e indici di allerta ad hoc, anche al fine di garantire la sicurezza degli alpinisti e degli escursionisti. E in che tempi il governo intende adottare un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che consenta di intervenire tempestivamente e prioritariamente nei contesti ambientali più fragili e più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici. Grazie. La sottosegretaria per la transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie, Presidente. Prima di iniziare a rispondere nel merito dell'interpellanza, consentitemi il mio più profondo cordoglio per le vittime, la vicinanza ai feriti e un ringraziamento a tutti i soccorritori. Da informativa del commissariato del governo per la provincia di Trento, si rende noto che nel pomeriggio dello scorso lunedì 4 luglio, poco dopo le 13, sul ghiacciaio del gruppo montuoso della Marmolada, sopra il rifugio Capanna, a una quota di circa 3.000 metri, un cospicuo seracco di ghiaccio si è improvvisamente staccato dalla cima e ha travolto 2 cordate di alpinisti, i quali si trovavano lungo l'itinerario di salita per raggiungere la vetta.
Si specifica che, vista l'attuale situazione climatica, per cui lo stesso Consiglio dei Ministri ha deliberato il medesimo giorno la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nelle ultime settimane tale situazione, causata da un prolungato periodo di assenza di precipitazioni ad alte temperature fuori media, ha visto in maniera analoga registrarsi temperature altrettanto elevate nel ghiacciaio della Marmolada, arrivata a circa 10 gradi in vetta, come proprio ricordava anche l'interrogante. Tale situazione ha accelerato verosimilmente lo scioglimento del ghiacciaio che sta alla base, regge Pinnacoli o Seracchi, la cui tenuta risulta imprevedibile in quanto soggetta a meccanismi naturali che regolano in profondità il movimento del ghiacciaio. Inoltre, secondo quanto comunicato dalla Società Meteorologica Alpino Adriatica, il ghiacciaio ha subito un processo di destabilizzazione alla base a causa delle ingenti disponibilità di acqua di fusione a seguito di appunto settimane di temperature estremamente elevate e superiori alla media. Così come rappresentato dall'interrogante, questi effetti di lungo termine sono riconducibili anche al cambiamento climatico, nonché alle anomalie termiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. In relazione alle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza degli alpinisti e degli escursionisti, così come auspicato, e a sviluppare sistemi di monitoraggio ed indici di alert appositi, si evidenzia che la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento e Medio Trentino, a partire dal 5 luglio, hanno proceduto ad installare sulla Marmolada 3 diversi radar per misurare gli spostamenti e realizzare mappe di deformazione del ghiaccio. In particolare si tratta di 2 interferometri radar e di un radar Doppler, i quali consentiranno di tenere sotto controllo la parte più alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti, in modo da garantire la sicurezza degli operatori che tuttora sono impegnati nelle critiche attività di soccorso e di ricerca. Infine, secondo quanto riferito dal commissariato del governo per la provincia di Trento, attraverso la personalità che attualmente è alla guida del gruppo di lavoro di coordinamento dei soccorsi, i 2 radar interferometri sono già operativi dalla sera del 5 luglio e al momento non hanno registrato ulteriori movimenti. Il radar Doppler invece è operativo dalla mattina del 6 luglio ed è preposto alla rilevazione dei movimenti rapidi ed improvvisi che non hanno precursori. Riguardo il richiesto piano di adattamento ai cambiamenti climatici per un più tempestivo intervento nei contesti più fragili, attesa l'assoluta imprevedibilità del tragico evento calamitoso da cui origina la presente interpellanza, si segnala che nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici del 2015, che ha delineato un quadro degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse, sui processi naturali e sui sistemi socio-economici del territorio italiano, ed ha elaborato una visione nazionale dei possibili percorsi da intraprendere per farvi fronte, è stata evidenziata l'area alpina e appenninica, considerata come caso speciale al quale porre particolare attenzione. In attuazione della strategia è stata avviata l'elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento con l'obiettivo di rendere il quadro di riferimento nazionale sull'adattamento funzionale alla progettazione di azioni concrete sul territorio e di fornire un indirizzo per l'integrazione della tematica negli strumenti di pianificazione esistenti. Nel 2018 è stato avviato il dialogo con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'acquisizione dell'accordo sui contenuti del piano, propedeutico alla definitiva approvazione, a seguito del quale l'allora Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di avviare un processo partecipativo strutturato, quale quello incluso nel procedimento di VAS. Attualmente sono in corso le attività per la predisposizione della proposta di piano e del rapporto ambientale. Di conseguenza le tempistiche per l'adozione del piano nazionale di adattamento sono dettate da quelle previste dalla normativa relativa al procedimento di VAS. Si fa presente inoltre che il Ministero della Transizione Ecologica sta procedendo all'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico al fine di accelerare l'attività per la predisposizione della proposta di piano, che tenga conto sia delle osservazioni pervenute anche da parte delle amministrazioni regionali e locali in fase di scoping, sia dei contributi che saranno acquisiti attraverso la condivisione del documento e momenti di confronto istituzionale previsti nei prossimi mesi. In questo quadro organizzativo, particolare attenzione sarà riservata alla valutazione dell'impatto